Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZooPlayers. Sono ritornato dopo un piccolo periodo di inattività, più che inattività un piccolo periodo di pausa. Ne ho approfittato ragazzi, voglio essere sincero, ne ho approfittato perché in questo momento c'è una carenza abnorme di titoli interessanti per quel che mi riguarda raga. Quindi questo è un gameplay un po' rassicurativo per così dire, tra virgolette. Nel senso che voglio rassicurarvi, non ho intenzione di sparire per dei mesi come è successo in passato. Però ho spulciato un po' su Steam alla ricerca di qualcosa da proporvi di interessante, naturalmente, e niente, sono finito su Battlefield 5. Tra le altre cose, ragazzi, Battlefield 5 è un gameplay, su Battlefield 5 è una vita che non porto qualcosa sul canale. Quindi, deathmatch a team, andiamo in cerca di una partita di un server disponibile, sperando che non sia troppo avanti col punteggio. Vediamo un attimo, giusto per farci due chiacchiere, parlare del più del meno e di quello che ho intenzione di portare a breve. Quindi il 18 ragazzi uscirà Mr. Prepper. Ho visto che su YouTube Italia qualcosa stanno già portando, però purtroppo io, comune mortale, devo aspettare l'uscita ufficiale del gioco, che è prevista per il 18. Quindi il 18 uscirà il gioco, farò il primo gameplay, andremo ad analizzarlo. Non credo di farci una serie sopra, però vedremo un attimo il da farsi. Anche il 24/25 dovrebbe uscire qualcosa di interessante per quanto riguarda però multiplayer online, e spero che poi entrando verso aprile, non so, sia diverso il mese, perché questo mese qua è veramente uno schifo raga. Molto probabilmente l'unica possibilità che ho, non è che sono privo di idee ragazzi, cose interessanti ci sono, però sono in lingua, momento, lo stronzo è ancora vivo, ora è morto e sono morto anch'io. Stavo dicendo ragazzi, la roba interessante c'è naturalmente su Steam, purtroppo non siamo molto calcolati a livello di traduzioni e sottotitoli in italiano. Non che non sia in grado di portare qualcosa in lingua inglese, l'ho dimostrato più e più volte ragazzi, però mi porta via veramente tanto tempo, e col culo che ho io sicuramente finisco a dover tradurre, a cercare di capire un inglese parecchio ignorante, parecchio tosto. Quindi non me la sento ora come ora di proporvi titoli in inglese. È giusto una questione di attesa, qualche giorno qualcosa di buono sbucherà sicuramente. In alternativa stavo pensando ragazzi, magari posso rispolverare un po' la mia vecchia libreria, i miei vecchi titoli, e portare delle serie su qualche vecchio titolo, ma anche se magari titoli un po' datati, però non vuol dire ragazzi, poi alla fine ho visto che anche Dante's Inferno, che ho portato sul canale, ha riscosso, no stronzo mori, ha riscosso particolarmente interesse tra di voi, quindi fondamentalmente non vuol dire che se un titolo è vecchio non lo si può riproporre. Ora, diamo una mano al nostro amico, via, diamoci la gambe. Qualche pezzo di merda da ste bande? No, eh. Qualcuno c'è qua, sicuro. Anche se non riesco ad inquadrare. Eccolo. Dai, sbuca da qua, stronzo. No? Sei salito su? Molto probabilmente. Ok, veloce. No, non c'è nessuno. Ok, mi devo concentrare, raga. Non sono più abituato a parlare e a giocare con i multiplayer online. È anche tanto che non mi alleno su Battlefield. Cioè, mi alleno, sì, ci gioco ogni tanto, però non è che mi ci alleno come una volta in maniera seria. Momento, io ho sentito qualcuno qua che sgambetta all'interno di sta casa, però ho visto anche qualche stronzo. No, lo sapevo, c'era un cecchino, giusto? No, un medico. Medico da campo. Parlando di Battlefield 5, ragazzi, momento. Vai, zio. Non mi rianimi, sei uno stronzo. Un medico dello stesso squadrone che mi passa a fianco e non mi rianima. Grande. Numero uno. Spero, cazzo, di contraccambiare il prima possibile. Ora. Merda. Perché mi sono esposto così? Ok. Calma. C'è qualcuno qua sotto, raga. Merda. Cecchino. Amico a terra, rianima. Giù. Lo sapevo. Va bene. Però abbiamo fatto una bella azione. Cazzo, ce ne sono tre lì. Non male.
Abbiamo un po' recuperato. 7-2, la partita era iniziata. Ma mi pare di no. Forse no, forse no. C'ho dei vuoti di memoria abnormi. Che cazzo è? Ok, è andato. Però i cecchini tante volte, raga, spawnano in squadra. Via. Cazzo. Non so da dove stanno sparando, zio. Non posso venirti a dare una mano. Fammi provare. Io ci provo, ma sono sicuro che ci schiatto anche. No, è andata bene. Per il momento è andata bene, raga. Comunque sono rimasto molto deluso da come siamo calcolati in generale nel mercato. E ho fatto una cazzata, questo la pago. Ok. Dicevo, sono molto deluso da come siamo calcolati in generale nel mercato mondiale. La lingua italiana veramente non se la caga quasi nessuno, perché ripeto, di titoli inglesi, in lingua inglese, interessanti magari ci sono in giro, però a momenti è più facile riuscire a trovare una traduzione in aramaico piuttosto che in italiano. Questo è veramente brutto, veramente brutto. E prima magari non me ne rendevo conto di questa cosa, però ora che ho un canale YouTube e che voglio mandare avanti un qualcosa, raga, bisogna... Ah, cazzo. No, no. Bisogna avere delle idee, delle... No. Non credo di averla fatta esplodere io la casa, comunque va bene. Andiamo di qua. Sicuro che è pieno di cecchini, sta zona di merda. Momento, ragazzi, so che parlo in maniera disconnessa, dico una cosa poi mi stoppo, però ti cazzi. L'azione qua è frenetica. Niente. Mi fa piacere, zio, però io non ne trovo ora. Momento. Qualcuno qua c'è. Mi pare di averlo visto, quantomeno. Ma è tutta roba nuova. No, no! Cazzo. Dove? Ok. Merda. Muorici, cazzo. Però ce n'era un altro, raga. Ce n'era... cosa ho beccato? No, volevo pugnalarlo. Però, vabbè, è andata così. Ora lo rianima, lo stronzo. Comunque, sì, ragazzi, veramente un peccato che siamo poco calcolati a livello di traduzioni. Peccato. No, è entrato uno con l'audio acceso. Cazzo. L'ho preso? L'ho ucciso. Un momento che devo andare ad azzittire il nostro compagno di squadra qua. Ok. 65-65, partita combattuta, ragazzi. Deato match combattuto. Siamo alla pari. E qua riuscirà a cavarsela soltanto, secondo me, chi ha più culo. Negli ultimi frangenti. Cazzo. Merdola. Ok. No, no, ha buttato, cazzo, una granata, via. Ok, via di qua, non perdiamo tempo, andiamo avanti. Che se no ci lascio la chiorba. Via. Veloci e rapidi. Verso qua, a sinistra. Visto che bazzicano molto parecchio da questo lato qua. Ok, ho sprecato, cazzo, un caricatore intero. La mira, zoo, l'hai persa tanto tempo fa su sto gioco. Comunque io utilizzavo, ragazzi, su Battlefield, ho sempre utilizzato lo sniper, però i bimbi nutellosi di merda si sono lamentati che appunto il cecchino era troppo OP e l'hanno castrato.
L'hanno castrato, quindi niente. Alla fine ho deciso di non utilizzare più su Battlefield il cecchino. Mi sono buttato un po' sul medico come classe. Devo dire che non è male, eh. Devo dire che non è male, anche perché possiamo rianimare i compagni di squadra. Possiamo rianimare i compagni, curarci con più rapidità. È una classe degna di essere giocata, assolutamente. Cazzo. Porca troia. Quasi. E dicevo, il cecchino però purtroppo è stato castrato, perché una volta si shottava con lo sniper, però bisogna anche dire che lo sniper deve calcolare il movimento dell'avversario, quindi la distanza e la parabola del colpo, perché ha una certa fisica su Battlefield e quindi ha una difficoltà. È anche giusto che comunque sia si riuscisse a shottare col cecchino. Merda, sto stronzo ci frega. Porca di quella puttana. Ok. No, da dove cazzo mi ha preso in un'angolazione buona. Oltretutto con la mitragliatrice da postazione, stronzo. Eh, 17-7, nonostante che ho perso un po' di smalto, raga. Not bad. No, cazzo di analogico. Ma lo stronzo era qua, no? La voglia di usare le mitragliatrici da postazione e poi si fa sifonare in questa maniera. Ora, qualche merdoso qua. Niente? Ok. Magari sbucano da qua, tornano su. Ho sentito un vetro rompersi. Mi pare... Un momento. No, zia, scusa. Ti ho visto un po' troppo aggressiva. Okay. No! Cazzo, non l'ho proprio visto. Porca puttana, quanto siamo? 19-8. Va bene, rimango su una media abbastanza alta, dai. Non il top, però. Abbiamo dato un bel supporto. Sgambetta, zio. Che cazzo? Ma guarda te sto stronzo. No! Pezzo di merda. Dove cazzo? Ma io lo so che mi fottono adesso in questa zona qua. Non so perché, ma me lo sento, raga. Poi se mi incastro in mezzo ai pali. È il top. Ok. Vaffanculo. Via. Un po' di copertura. No, il nostro amico. Quello l'ha seccato, ottimo. Pensi che non t'ho visto? Sono così scemo? Dio Cristo. Ragazzi, questi nabbi. C'è qualche cecchino qua? Sì. Beh, dai, me la cavo ancora discretamente su Battlefield, ragazzi. Merda, cazzo di ringhiera. Vabbè, l'hanno seccato. L'importante è quello. Gli ha dato un assist. Poco male. Dai, cerchiamo di fare qualche altra kill sulla chiusura. Non sarebbe male. Niente. Va bene, quanto abbiamo fatto, raga? 22-9, dai, non è male. Siamo su una media giusta. 24-16, 20, 25-12. Ci siamo, ragazzi. Ora, raga, salto il tutto, ci becchiamo sul menu, gli ultime due chiacchiere e ci salutiamo. Ok ragazzi, la partita ce la siamo sparata. Devo dire che il risultato finale non mi è dispiaciuto. È tanto che non mi alleno in maniera seria su Battlefield, quindi sono parecchio soddisfatto. Però riepilogando ragazzi, la situazione è questa: ci sono pochi titoli interessanti, di fare delle rubriche già trite e ritrite fatte da altri youtuber è un po' una mano forzata, mi sembra di scopiazzare in giro altra gente.
O risfodero qualche titolo vecchiotto che può sempre funzionare, perché vedendo Dante's Inferno come è andato, devo dire che avete apprezzato in tanti quella piccola serie che ho portato tempo fa, o in alternativa esplorare un po' di più YouTube Italia, cercare di capire e di individuare degli indie, anche se un po' datati, che non sono stati trattati nel nostro piccolo angolo che è appunto YouTube Italia. Le idee sono queste, però in alternativa, ragazzi, c'è semplicemente da aspettare e i bei titoloni e le serie ganze arriveranno sicuramente. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio, vi assicuro che non voglio sparire per dei mesi, quindi ritornerò al più presto in attività sul canale, e come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete, e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!